Non ci sono più i Leonardo da Vinci, ma ci sono delle bellissime squadre che funzionano. Io credo nell'intelligenza degli altri, lo dico sempre, e quindi credo nei tavoli di lavoro. Non tanto artefici, ma giustamente direttori d'orchestra, Sarti si lavora sempre in costante, però a differenza di altri ruoli, a fine sfilata difficilmente c'è l'uscita anche vostra, no? Corretto? No, non mai. La nostra soddisfazione è il successo dei nostri committenti. Negli anni 60, 70 c'era il fervore culturale, no? Gli artisti si riunivano, si parlavano, oggi sì, questo sì. Non avviene più. No. Arriva tramite Instagram e ti mandano i messaggi, ah guarda queste cose, faccio questo, e tu, ok va bene, ma l'educazione, la base, la passione, e tutto questo viene un po' perso, no? Però anche è vero che quello è l'unico modo oggi per entrare in contatto anche più veloce con persone magari anche più lontane, trasversali. Sì, un modo per fare un viaggio diverso. Hai detto bene, un viaggio, no? Un percorso. Molti di questi artisti poi magari si perdono in questo viaggio, no? Perché diventa poi in realtà una fase, un viaggio che ha delle tappe, no? E c'è la dogana, c'è il controllo, c'è le prime difficoltà, fuori una gomma. E allora lì bisogna supportarlo, comunque trovare o fargli capire che ci sono delle soluzioni, no? E quindi arriva anche la comunicazione, per quello sei tu qua, e quindi provare anche a capire come si differenzia. Secondo te la curiosità più grande è: non possiamo comunicare l'arte, o meglio, l'arte delle regole di comunicazione, che sono diverse dagli altri settori, no? Sì, anche se quando io ho iniziato in realtà ho portato, quello che ho fatto è stato portare le regole della comunicazione generalista nel mondo dell'arte, quindi io faccio assolutamente quello, io continuo il mio percorso mentale, che è un percorso mentale che si è formato in un ambiente molto maschile, industriale, politico. Tutte cose brutte dette tutte così. Tutte cose molto forti. Sì, e invece nel mondo della cultura c'era una più femminilità, più leggerezza, c'era una più morbidezza, ecco. E io invece sono estremamente invece maschile come impostazione mentale, come formazione anche lavorativa. E questo ho fatto, mi sono accorta che la cultura comunicava poco, comunicava male, comunicava pasticciando. E quindi mi sono dedicata solo esclusivamente a questo, appunto importando le regole che avevo appreso. Per mia grande fortuna io ho imparato a fare questo mestiere dai migliori che c'erano a Milano, e io ho importato queste regole nell'altro mondo. E qual è la regola più importante per te? La regola di queste che hai importato, una ferrea che tempo, trovi corretta? Il tempo, la tempistica, sì, il tempo e l'identità, sempre sapere dove si va, non si lavora senza un progetto, si bisogna sempre sapere dove si sta andando, non si vive neanche senza un progetto, ma in particolare non si lavora senza, nello specifico, senza un progetto preciso. E sì, queste due, il mix di queste due. A me interessa sempre anche la quantificazione, no? Perché soprattutto questo l'ho notato nella cultura, a differenza di altri campi. Ok, ho mandato il comunicato, ho fatto l'azione, ho fatto la pubblicità, ho fatto il 6x3, ho buttato il mio sasso, ho adempiuto al mio obbligo morale di dire ok, l'ho detto a tutti, però poi in altri settori si va a controllare quelli che sono i tassi di conversione, piuttosto che il leads o quello che può essere legato, no? Invece nella cultura tutto questo aspetto e via, abbiamo finito, abbiamo fatto il vernissaggio, abbiamo fatto i nostri 6x3, c'è tanta gente, c'è meno, oppure c'è un ritorno. Questo secondo te è un punto di vista, la quantificazione di la quello che la misurabilità di quello sì. Che si fa. Per me è una cosa importantissima, io lo faccio, io giudico il lavoro che abbiamo fatto, cerco di capire se quello che abbiamo fatto, intanto mi do degli obiettivi iniziali, dopodiché cerco di capire alla fine se questi obiettivi sono stati raggiunti o se è successo qualcosa di imprevisto lungo il cammino. Diventa sempre più importante il concetto di unione di più strumenti, quindi guarda, giustamente... Io parlo, sì, un'orchestra in realtà, dove tutte le cose suonano insieme, ed è lì quando tu metti insieme una magnifica orchestra che hai un pezzo ben suonato. Una bella domanda, secondo te chi è il direttore d'orchestra
oggi, no? Dove questi ruoli non sono sempre ben chiari, o magari non c'è il budget come in altri campi per costruire il responsabile social, le pubbliche relazioni, la campagna stampa, eccetera, no? Secondo te chi dovrebbe essere? Guarda, io penso che come nel riflesso della nostra epoca non ci sono più i Leonardo da Vinci, ma ci sono delle bellissime squadre che funzionano. Io credo nell'intelligenza degli altri, lo dico sempre, e quindi credo nei tavoli di lavoro. Quindi più realtà che operano insieme oppure unica coordinata che collabora con altri. Sì, i lavori oggi sono talmente parcellizzati, sono talmente specialistici che funzionano bene quando il gruppo di lavoro funziona bene. Un buon risultato non è mai di una sola persona, ma è di un gruppo, se si sa leggere, no? Sì, questo è molto vero. Il ruolo della comunicazione, soprattutto quella culturale, noi facciamo arte, quindi è giusto che iniziamo a entrare nel dettaglio, no? E secondo te oggi che ruolo ha? È appunto un pezzo solo oppure, come dicevi adesso, fa parte di un'unione? E che peso ha oggi la comunicazione? Tu lavori trasversalmente con fondazioni, gallerie, enti pubblici e privati, no? Sì, noi ci occupiamo un po' di tutto di questo settore, quindi lavoriamo con istituzioni pubbliche, istituzioni private, lavoriamo con case d'asta, lavoriamo con la fiera, seguiamo progetti anche un po' speciali, nascenti, quindi collezioni private come quella di San Patrignano, che è un progetto un po' particolare e che troverà casa in un museo. Comunque noi sperimentiamo molto, diciamo, e abbiamo una rosa piuttosto ampia di... Come supporti con la comunicazione questi, per esempio, questi progetti nascenti di un'istituzione, no? Che peso ha la tua parte all'interno di, appunto, di un lancio di una nuova struttura, al di là della scontatezza, diciamo, delle pubbliche relazioni normali, però credo che voi siete come dei sarti, no? La vostra figura è quella che lavora dietro. Esattamente, questa è la risposta anche alla tua domanda, nel senso che noi costruiamo un vestito sartoriale sapendo su quali strumenti possiamo fare affidamento, perché se viene richiesta solo un'attività di ufficio stampa all'ultimo minuto è chiaro che i risultati saranno di un certo tipo e quindi il progetto di lavoro comunque si deve adeguare ai tempi e alle modalità che ci sono date per realizzare il nostro lavoro, per condurlo. Se invece veniamo chiamati prima, veniamo coinvolti, viene creato il tavolo di lavoro, si fa un progetto un po' più condiviso e di lunga portata, è chiaro che anche i risultati saranno diversi. Quindi in realtà è il committente che decide quanto vuole essere, quanto e come, sì. Perché sai, è molto diverso, no? Che voi abbiate entrate in nascere sul progetto, abbiate a che fare col direttore, col curatore, con il restauratore, con tutte le professionalità, quanto anche prima non prettamente nasce legate. Il coinvolgimento di chi fa comunicazione, quanto più alto, se vogliamo, è l'interlocuzione, tanto migliori sono i risultati. E anche quanto tempo prima c'è il coinvolgimento. Anche per maturare, secondo te, questo percorso? Assolutamente. Cioè, crescete insieme? Si cresce insieme. Si trovano risposte a... Tutti i percorsi non sono soggetti a spostamenti, a mutamenti, piccole correzioni. Avere già un comunicatore a bordo fa tanto. E questo riuscite voi a capire chi deve essere il comunicatore, no? Sai, a volte c'è il presidente, il direttore, che però magari non è la persona adatta. Chi è l'ambasciatore, chi è il testimone? Sì, l'immagine. Subito, una delle prime cose che si cerca di capire è che faccia avrà il progetto, che voce, che faccia. Quindi chi sarà la persona poi che si farà portavoce del mondo che dovrà raccontare. Questo mondo oggi viene raccontato costantemente. Prima, sai, vi era il momento di hype, di visibilità, c'era appunto la campagna, la rassegna. Invece oggi i social cambiano questo, no? E danno da un lato l'opportunità di fare un continuo racconto, uno storytelling quotidiano, oppure di attivare dei canali, creare community. E cambia completamente il modo di comunicare, perché voi non siete più one off, ma tecnicamente dovreste entrare almeno al di là del social media manager, un piano di contenuti, e dire ok, cerchiamo di raccontare delle storie che siano un po' in linea, no? Sì. È strano, no? Sì, assolutamente. Diciamo che le due storie, i due canali devono viaggiare anche lì guardandosi molto, nonostante la differenza
di obiettivi, di modalità, quello che vale per uno non vale per l'altro, per esempio, no? Abbiamo appena detto che per la comunicazione tradizionale è necessario che ci sia una faccia, un ambasciatore, un testimonial, e viceversa nella comunicazione social questa cosa, anzi, è falsa, nel senso che possono esserci... Fuorviante. Sì, può esserci... Dipende da che cosa vuoi costruire e realizzare, ma se hai per esempio un progetto da far crescere, può darsi che ti faccia molto comodo utilizzare testimonial altri, può darsi che questo intersecare mondi e persone diversi ti faccia crescere più velocemente che non utilizzare solo la tua stessa storia. Sai, adesso grandissime gallerie, Zinner in primis, stanno prendendo influencer dell'arte per gestire i social, per dare l'immagine. Se noi torniamo invece alle campagne istituzionali, spesso capita che istituzioni, musei, fondazioni facciano da un lato un quotidiano in un modo, poi diano in carico all'agenzia di turno che si reinventa una soluzione completamente distante da quello che fanno costantemente. Secondo te questo è giusto? È una rottura delle regole oppure un errore? O tutto dovrebbe essere omogeneo? Quindi cercare di fare un piano di comunicazione integrata? E tutto deve essere coordinato, questo non omogeneo, perché tutto diverso, però tutto funzionale ha un'unica idea, un unico obiettivo che è comune. E quando si parla, tutti questi canali, questi mezzi, strumenti, comunque raccontano dei mondi. E quello che deve essere raccontato, il mondo finale, quello che vogliamo che le persone visualizzino, è uno e deve essere uno solo per tutti. Quindi comunque non si può andare randomici, bisogna muoversi secondo una linea molto precisa. Non si può comunicare senza una strategia. Tante volte sì, gli errori vengono fatti perché la strategia o non è fatta proprio o se è fatta è fatta male. La strategia si fa guardando gli obiettivi finali che tu vuoi raggiungere e mescolandoli con gli strumenti che hai a disposizione, il budget che hai a disposizione, le persone che hai a disposizione. Quindi per questo non ci sono ricette, ci sono buone regole di condotta. La buona regola di condotta che io posso dire è quella di focalizzare l'obiettivo e di controllare che la coerenza con il risultato sia sempre in tutti i momenti del percorso e del processo. Le regole si possono rompere, ma rompere la regola è di nuovo strategia e quindi bisogna fare una contro strategia dove però il risultato è sempre quello. Secondo te cosa vuol dire rompere le regole oggi in cui siamo subissati di messaggi di comunicazione standard dove tutti si appiattiscono, comunque c'è la moda di turno? Semplicemente fare quello che gli altri non si aspettano che tu faccia. La musica adesso ha fatto un bellissimo esempio, un grande rapper italiano, Salmo, è uscito su un sito porno, quindi esatto. Questa è una rottura delle regole, per noi un po' lontano, ovviamente adesso non mi aspetto quello. C'è però per esempio un artista di Milano, Tatiana Brodovic, il cui 2 anni fa ha fatto un lei fa delle sculture molto particolari, sinuose, in cui rappresenta il sesso, delle figure femminili, maschio e femmina, e lei pubblicò un suo video stanca di essere bannata dai vari social su YouPorn, ha fatto migliaia di visualizzazioni. È una rottura comunque, no? Sono canali diversi, sì, adesso non dico che una galleria di banda lì, però... Certo, no, ma ognuno dei due avrà fatto i conti con il proprio posizionamento finale, cioè dove voleva essere in quel famoso piano cartesiano dove si era visto all'inizio e se il percorso è giusto, se la scelta era giusta, loro arriveranno lì. Se non arrivano lì vuol dire che hanno sbagliato a fare i conti con qualcosa, hanno fatto un errore di comunicazione. È tutto misurabile comunque. In realtà poi voi siete non tanto artefici, ma giustamente direttori d'orchestra, sarti, si lavora sempre in costante, però a differenza di altri ruoli, a fine sfilata difficilmente c'è l'uscita anche vostra, no? Corretto? No, non mai. La nostra soddisfazione è il successo dei nostri committenti. E per questo è un lavoro molto particolare, molto strano. Ti deve piacere stare nella sala oscura delle cose, nella zona d'ombra. Nei ghost lì. Io ne ho parlato in diversi video delle vostre figure perché per me è molto importante, perché poi in dato di fatto, mentre appunto in altri settori, le pubbliche relazioni, gli uffici stampa, la comunicazione in generale, è un qualcosa di assodato, prendono parte a rassegne stampa, in alcuni casi, di cui pensiamo al calcio, parla spesso anche il responsabile comunicazione, altri invece di questa nell'arte non avviene, lo spazio è sempre del gallerista, del direttore, dell'artista, del curatore. In realtà
l'arte ne ha bisogno, no? Voi lavorate in questo momento, mi hai citato prima, fondazioni, gallerie, istituzioni, enti pubblici. Cosa varia in tutti questi settori, no? Per il nostro lavoro varia la strategia, cioè posto che variando il committente varia l'identità che tu comunichi e gli obiettivi, ovviamente. E gli obiettivi vuol dire che sul tavolo tu devi mettere gli strumenti corretti, ogni volta rimescolare completamente le carte e rimettere gli strumenti corretti. Gli strumenti sono quelli, però non sono infiniti. La cosa facile è che, appunto, come un bel minestrone, la capacità tua sarà di darle tanti servizi buoni per fare il piatto che sia diverso rispetto all'altro, però è Metterai un po' più di un po' più di una cosa, un po' meno di un'altra, cercherai di correggere quello che è un lato debole. Se l'hai capito qual è, si spera piano piano che ci lavori comunque. Sì, no, fa parte del lavoro individuare possibili punti deboli e invece punti di forza. E poi comunque c'è il fatto che il committente è un pezzo della storia e poi c'è il mondo esterno con le sue regole. No, nel caso dell'ufficio stampa ci sono i giornali che è un mondo con le sue regole e se ne infischia di quali sono i desiderata. Uno degli strumenti è proprio quello di curare i rapporti con i giornalisti. Dobbiamo ricordarlo, i giornalisti, la buona stampa non si paga mai, ma quindi il giornalista che decide che cosa pubblicare, quello insomma, che sarebbe campagna di advertising o pubblico redazionale, e quindi capire secondo la committenza anche quale può essere il giornalista più sensibile a quel determinato argomento, che gli può semplicemente più interessare, in cui avete terreno fertile, corretto? Corretto, sì. Il fatto che il comunicatore abbia una sensibilità giornalistica è fondamentale per evitare di perdere tempo, commettere errori. Io vengo, diciamo così, professionalmente da lì, nel senso che la mia formazione prima è sicuramente più anche veloce, ma di tipo giornalistico. Tu sei giornalista, cosa che, no? Sì, cosa che, come dire, mi facilita molto, perché io sento un'informazione e capisco se l'informazione può andare in pagina, si dice, o no. Tante volte mi capita di partecipare a riunioni in cui mi si raccontano progetti che per me non hanno nessuna possibilità di essere ripresi dalla stampa e ovviamente non, insomma, questo crea un po' di imbarazzo, però poi magari nel discorso col cliente salta fuori un aspetto che invece era marginale della storia e però quello per me è l'elemento di contatto col mondo dei giornali. Cioè, i giornali che cos'è? Che sono dei prodotti e vendono notizie, quindi quello che noi facciamo è reperire le notizie. È chiaro che reperire o creare? Reperire o creare è uguale. Non è un danno, cioè, è normale, si crea creare, la notizia, io faccio anche creare con dire, te. Non vuol dire creare dei falsi. Per fortuna nell'arte fake news ce ne abbiamo poche. O meglio, non, ovviamente essendo un mercato di nicchia o comunque non avendo quell'audience, c'è poco interesse a dire che tolto Banksy, che però diventa più comunicazione di massa, no? Adesso con Sotheby's. Sotheby's è stato un bel caso, no? Adesso non ne vogliamo parlare tecnicamente, però quello è stato un caso di comunicazione comunque gestita in un certo modo. Sotheby's ha preso le distanze, però è finito su tutte le copertine dei giornali. Quanto è quantificabile quella dal punto di vista della comunicazione? È un successo, no? Esattamente, sì. Questo è molto... E quindi è diventata una notizia virale e poi trasformato. Quindi... Ha monopolizzato tutta l'informazione su quelle aste. Se noi dovessimo applicare una valutazione economica di quella visibilità, capiamo bene di quanto sarebbe stata impagabile in proporzione, no? Quanto ci avresti messo tu a uscire? Non saresti mai uscita, tra virgolette? O viceversa, quanta per coprire la stampa con il numero di pezzi che sono stati realizzati autonomamente, non a pagamento, dalle redazioni, traducendolo in campagna pubblicitaria a pagamento, quanti soldi avresti dovuto spendere? Quello è il valore più grande di questo. E ovviamente furbacchione, lo dico, no, non sapevo niente, non ci interessa, anzi ci ha danneggiato addirittura, no? Però questo lo sto dicendo io, non ti preoccupare, però è assolutamente vero. Come comunicatori invece apprezziamo il ritorno di tantam. Nel vostro caso creare una notizia è anche, non creare, costruire poi alla fine, no? Dalla chiacchierata. Cioè magari appunto
un pezzettino della storia che ci viene raccontata in fase in sede di riunione sembra marginale, in realtà per noi non è assolutamente marginale, perché è quell'elemento di interesse pubblico, per esempio, che ha la notiziabilità, e il nostro lavoro è trovarlo e intorno a questo ricostruire la notizia. Ecco. Sai, io credo le mostre, la comunicazione, sono dei racconti, hanno una premessa, un inizio, un exploit e una chiusura. Poi esso sia un comunicato stampa, sia una mostra intera, però è sempre un racconto, no? Sì. La capacità... Sempre di più. Sempre di più, perché poi alla fine... non puoi usare leve di prezzo, non puoi usare leve commerciali, devi usare leve emozionali, e quindi la leva emozionale nella comunicazione, nel marketing, è appunto dare sensazioni, dare un racconto, far vivere delle esperienze. E allora rimango sempre più affascinato dei bravi comunicatori, di chi riesce o a rompere o creare delle reazioni, se non puoi fastidio, quello che vuoi, però comunque crei delle reazioni, oppure valorizzare le storie. E questo credo che in parte sia un gran lavoro, un gran complesso, no? Infatti è la parte più bella del nostro lavoro, questa, anche perché è un lavoro che poi fai in sinergia con i giornalisti, perché tu hai l'idea e poi dopo la sviluppi, insomma loro devono partecipare, e questo in alcuni casi può essere veramente molto divertente e dare luogo a delle belle avventure di lavoro. Lì da un lato hai lo sviluppo della creatività, quindi la visione, quindi la traduzione degli obiettivi, delle desiderate e del racconto, anche i valori aggiunti, quindi l'elaborazione, e poi alla rete di network, no? Prima parlavamo appunto della conoscenza dei giornalisti. Quanto tempo passi da un lato, quanto dall'altro, quanto al telefono, quanto a capire, quanto a raccontare, perché poi alla fine anche tu hai detto, guarda, è successo questo, sarebbe bello di, no? La domanda delle relazioni sono la base, credo, no? Diciamo che questo lavoro si mescola con la vita personale, la vita delle persone. Non è un lavoro che finisce a una certa ora del giorno, è un lavoro che continua proprio perché è fatto con le persone, e alla fine le persone diventano parte della tua giornata e poi, perché no, delle tue condivisioni di pensiero, e quindi alla fine si costruiscono anche dei rapporti umani, sì, e poi è una modalità di relazione che viaggia tanto per telefono, anche questo. Certo, anche perché poi seguite tanti clienti in tutta Italia, in tutta Europa, anche avete... Sì, sì. Molti di loro sono internazionali, pensiamo a Venezia, la Fondazione Pinot, è una grandissima istituzione. Erste l'avete seguito voi, no? Sì. Caspita, com'è andata sì. lì? E quello era esattamente un tavolo di lavoro internazionale con più soggetti dalla Francia, dall'Inghilterra, da Venezia, Milano. Eravamo un gruppo che si è mosso molto, ovviamente, anche... E lì, vabbè, artista forte, artista dominante quasi, sì. Esatto. E lì cosa succede? Il limite, la riservatezza? C'erano però... due soggetti forti lì, c'era l'istituzione e c'era l'artista. Quindi aggiungiamo la mediazione in questo caso? Direi di sì. Perché dobbiamo andare a capire probabilmente le desiderate dell'artista, le desiderate della fondazione, una loro idea sicuramente forte, perché quella mostra lì è fantastica, una visione prodotta a tavolino, 10 anni credo, quant'è che ci hanno messo più sì. o meno, documentario, recupero in mare, Netflix, fantastico, no? E lì quali sono state le difficoltà? La difficoltà è stata soddisfare delle diverse esigenze, perché c'erano due mondi in realtà diversi, che con esigenze diverse, quindi un artista molto presente, molto, molto determinato, e un'istituzione di primissimo livello, e tutto doveva essere in linea. E lui controllava? Dai, diccelo questo, almeno questo. Paola, no, non va bene. Lui era molto presente. Molto sì, presente. Sì. Beh, è un signore che ha speso tanti anni della sua vita per questo progetto, era un progetto che stava molto a cuore a tutte, l'istituzione che l'ha accolto, era un progetto molto delicato. Una mostra al successo incredibile, poi bellissima per giunta, milioni di visualizzazioni online, tantissima affluenza. Intorno mi pare ai 1200 visitatori wow. giornalieri, che per l'arte contemporanea è un inarrivabile meta, ecco, inarrivabile quasi. La cosa bella è che in mostra c'erano tutti, c'era l'appassionato, il curioso, il ragazzino, tantissimi ragazzini.
loro sono il futuro. L'educazione nei confronti delle istituzioni, ma anche delle gallerie. Tu rappresenti anche gallerie private importanti, Gagosian. In Italia. In Italia, sì certo. Gagosian tra le più importanti, una realtà internazionale molto importante. Secondo te vi è un'attenzione ai giovani in questo momento, al di là delle istituzioni, anche del privato, oppure non sono... Ma allora, sicuramente ti posso rispondere, le gallerie hanno la loro agenda, la loro missione e a loro interessa ovviamente che ci sia un pubblico giovane, di collezionismo giovane formato. Io ti posso parlare il concetto di giovane ovviamente 40 anni, 50 anni no, caso. Ma no, ci sono anche dei giovani più giovani dei quarantenni che si affacciano a questo mondo anche come acquisto e per esempio noi lo vediamo con Artissima che ha molta attenzione a questo tipo di collezionismo. Artissima è una fiera tra l'altro che a me piace molto, mi corrisponde molto, mi piace comunicarla. Quanti anni adesso siete? Io l'anno prossimo faccio 10 anni di Artissima. Wow, quindi è una figlia. E Artissima ne ha 25, quindi... Quindi sei quasi a metà. Quindi l'hai vista, poi per giunta agli ultimi anni c'è stata una grandissima evoluzione, tanti cambiamenti. Sì, però ecco, nel cambiamento è una fiera che ha sempre scelto di posizionarsi in una certa, in un certo modo e ha sempre tenuto la coerenza paga in comunicazione, ma anche nei fatti, diciamo. Assolutamente. E quindi il fatto che fosse una fiera sperimentale ha richiesto continui adeguamenti, cambiamenti, invenzioni, sempre rimettersi in gioco continuamente, però alla fine ha creato un posizionamento. Ci sono dei punti che in comune con tutte ogni edizione ha con l'altra e sono appunto l'essere di ricerca sperimentale qualitativa, quindi cosa si va a fare ad Artissima, cosa va a fare il pubblico, va a scoprire proposte che poi magari dopo 3-4 anni uno ritrova nelle altre fiere come FIAC, come Frise. E nei giovani riuscite a trovare terreno fertile, è una vostra mission cercare? E quindi appunto è un tipo di collezione, propone delle opere che sono abbordabili da un collezionismo giovane e Artissima è molto sensibile alla creazione e al sostegno di questa fascia. Adesso arriva la domanda da $1 milioni, eh? Sì. Ci devi parlare degli artisti. Ah, che cosa vuoi sapere degli artisti? Perché quella è la domanda più grande. Mancano loro. Come mai mancano? Eppure loro hanno tantissimo... Nella mia carne di... Sì, nelle tue aziende supportate, persone supportate. In realtà gli artisti hanno tantissimo bisogno di essere... Sì, certo. Di essere supportati nella comunicazione. Perché sì, sono probabilmente la parte più debole nel sistema, soprattutto gli emergenti, no? Devono trovare la galleria, vogliono la visibilità, ma non hanno più pallida idea di come poter approcciare un giornalista, al pari di come approcciare un gallerista, no? Sì. In realtà la comunicazione probabilmente sarebbe utile. Sì, assolutamente sì, sarebbe utile che nel percorso di formazione di un artista ci fosse anche un percorso, che all'Accademia ci fossero delle idee, venissero spartite con gli artisti le idee sulla comunicazione, questo sicuramente. Non sono però nel mio carnet, diciamo, di attività quotidiane per una mia scelta, perché io lavoro con gli artisti, ma ci lavoro in modo mediato rispetto alle istituzioni. Questo perché? Perché io anch'io mi sono fatta il mio posizionamento e quindi il mio posizionamento è molto istituzionale. Io lavoro con le istituzioni, non col singolo artista. Perché questo? C'è una ragione. Io penso che comunicare un artista sia un lavoro diverso da quello che faccio io. Sia un lavoro che ha molta affinità, ma un lavoro diverso. Bisogna lavorare con degli strumenti che non sono esattamente coincidenti con quelli che ho io nella mia cassetta degli attrezzi. Bisogna fare un lavoro di promozione, per esempio. Quasi un mental coaching, per cui lavori tanto. Esatto. Di personal coaching più che mental, perché lavori a stretto contatto, ovviamente il background di struttura, soprattutto per gli emergenti, poi lasciamo perdere grandi casi che sono strutturati, ma sono ormai delle aziende, quindi hanno uffici stampa, hanno tutto, marketing, sì, agenti, eccetera. Però il piccolo probabilmente è un lavoro veramente quasi, passami il termine, intimo. Comunicare all'artista è un lavoro complesso, che è molto sfidante. Ed è un lavoro che
può utilizzare molto gli strumenti che io ho a disposizione nella mia cassetta degli attrezzi, ma presenta alcune sfumature, come dicevi tu prima, di assistenza, di life coaching piuttosto che di promozione vera e propria, poi in realtà, quindi di disegno, pensiamo anche solo alla difficoltà di disegnare un percorso, scegliere le gallerie, di capire, di strutturare, avvicinarle, quindi c'è una quantità di cose da fare che sono un lavoro a parte, secondo me. Quindi a me piace molto lavorare con gli artisti, ma quando li intercetto attraverso la mediazione delle istituzioni, non saprei se già filtrati, ma quando fanno parte di un percorso instradato con i musei, sì. Con i musei, ok. Sì, sì, anche perché, per esempio, io parlo tanto con gli artisti su Professione Artista, quindi videocorsi. O con le gallerie, insomma, quando comunque... E mi rendo conto che poi, giustamente, mancano proprio le basi, no? Di comunicazione, ma è normale, spesso perché fanno anche altri lavori, non tutti fanno sempre gli artisti a tempo pieno, soprattutto parlo degli emergenti, ovviamente, ma anche, anche quelli che già iniziano, sono nel mid-stage, e vi è proprio un problema di canoni, anche di matrici di comunicazione, anche gestionali, no? Perché non hanno non vi è giustamente il concetto, ma da un lato è anche giusto perché devono fare comunque gli artisti, però oggi non basta più. Oggi ci sono anche i social network, sì. Ci sono le riviste, però tutto come dicevamo prima, probabilmente questo diventa un ecosistema, no? E allora anche l'artista deve avere la visibilità pubblica, la validazione istituzionale, la visibilità di community, quindi anche i social network, perché tanto poi sei un pezzo troppo grande, pensiamo oggi agli artisti che hanno community da milioni, migliaia di persone, lavorano bene magari sul mercato americano, però poi gli viene meno magari la parte di validazione istituzionale e la carriera è sempre monca poi, no? Manca sempre qualcuno in questo. Sì. Però in realtà stiamo sempre comunicando. Certo. Perché quello che tu mi insegni è che poi le pubbliche relazioni valgono anche nel B2B, no? Sì, sì, io penso che per un artista la comunicazione intesa così sia utile, ma non è quello che fa poi svoltare. Quindi credo che sia importantissimo e sarebbe bello che le accademie insegnassero comunque. Cosa fa svoltare? Adesso ce lo devi dire però. Cosa fa? Questo è un mix. Secondo te? No, penso. Dai, tanto non ci lavori, almeno quello, puoi dire quello che vuoi in questo caso. No, è un tale mix di cose che fa svoltare. Sono gli incontri che fai, intanto quello che produci, gli incontri che fai anche con i tuoi. Cioè, la ricerca artistica deve essere alla base, questo è indubbio, di questo certo, non ne discutiamo. Certo. Però ci sono tanti bravi artisti che hanno difficoltà. E tanti meno bravi che invece hanno tanta visibilità, però questo intanto stiamo facendo nomi e cognomi, questa è la vita, però questo vale, sì, anche nelle aziende private, vale in tutti i mestieri. Questo in tutti i mestieri, no, come sempre non c'è una ricetta, per questo sarebbe utile che un artista avesse tutti gli strumenti, la cosa importante è avere tutti gli strumenti affinati, questo sicuramente, poi bisogna far parte di mondi, ecco, io credo che se uno vuol fare l'artista deve stare nel mondo degli artisti, ecco, prima cosa. Questo non vale pensare che ci siano scorciatoie di comunicazione, ecco, questo secondo me è un errore. Poi, sicuramente ci sono storie che mi smentiscono. E ma sicuramente, io sono d'accordo con te. Però a me piacciono. Cioè, gli investimenti devono essere. La visione deve essere a lungo periodo. E poi dopo tu devi attuare tutte le strategie o i mezzi leciti, quello deontologici, tutto quello che vogliamo, dando per scontato, per arrivare a quell'obiettivo, no? Però la strada. Non dico che quella, poi dopo tu puoi prendere vie o meno, però ci sono degli step, soprattutto nel mondo dell'arte, che sono obbligati a differenza di altri settori, no? Sì. E prima o poi ti vengono a bussare contro, magari non a breve, questo è il mio piccolo avviso, no? Però nella visibilità poi pubblica, in realtà, puoi, a mio avviso, giovare di tanti piccoli aspetti, no? Tu prima dicevi bene, anche se poco, però alla fine e la chiusura del cerchio hai la completezza, no, di quello che fai. L'artista in questo potrebbe porre le basi del suo futuro, però, no? Sì, sì, però per rispondere di nuovo alla tua domanda, credo che sia più importante per un artista, paradossalmente, sì, frequentare bravi artisti piuttosto che avere una buona campagna di Instagram.
c'era una bellissima definizione, no? Degli artisti: gli artisti sono tali quando vengono riconosciuti dagli altri artisti, no? Sì. Questo è assolutamente vero. L'ultima domanda è: hai detto bene, prima il mondo è, sono, siete in pochi, no? Che fate comunicazione ad alti livelli, strutturati. Tu adesso hai un grande staff che ti supporta, comunque tante persone. Secondo te perché? Perché il mondo dell'arte ha dei bisogni particolari? Perché è piccolo? Perché è grande? Perché il mondo dell'arte è piccolo. Ci conosciamo tutti, va bene. No, gli spazi sono quelli, le dimensioni del mondo dell'arte sono quelle. È un mestiere che si fa sicuramente con mossi da passione, non è un mestiere, come dire... Ci sono settori che appagherebbero aspetti dinamiche, diciamo così, economiche. Sì, anche economiche, solo anche di gestione, no? Grandi basi, sì, grandi, esatto, comunicazioni, esatto, che ti agevolano il tuo lavoro. E potrebbe essere anche, certo, molto divertente, è sicuramente divertente, però noi preferiamo. Tu pensi che cambierà questo nei prossimi 10-20 anni? Allora, io faccio parte di questo mondo perché credo che sia il punto di svolta anche del nostro paese, per esempio. No? Faccio questo mestiere perché credo che se ci fosse effettivamente una visione strategica del paese, potrebbe essere l'origine di una svolta. Qua sfondi porte aperte. Quindi ti rispondo assolutamente sì. Bene. Nell'innovazione tu credi? Arte, innovazione, futuro, come ci sarà questa componente? Sarà sempre più grande, sarà sempre più piccola, oppure continueremo così per ancora per lungo tempo? Se per innovazione, se l'innovazione riguarda noi, quindi noi tecnici, noi che non produciamo arte ma la comunichiamo, assolutamente sì, c'è ancora tutto da scoprire, tutto da fare. E anzi, un buon comunicatore è una persona che sta molto in superficie nelle cose e che guarda avanti quello che sta per succedere, che ancora non è successo. La cosa bella di comunicare arte e cultura è che spesso mi sono accorta che da questa postazione, cioè ai confini dell'impero, si vedono le cose accadere prima. Un osservatorio. L'arte... Un osservatorio privilegiato, sì, il fatto di poter avere a che fare con l'arte, la cultura, ti fa stare sempre un pochino più avanti rispetto agli altri. L'arte, gli artisti sono sempre stati precursori o comunque visionari di un qualcosa che poi avrebbe rappresentato in qualche modo il futuro, no? E questa è una gran fortuna per te, in dato di fatto per me, sì, per chiunque opera in e ha la fortuna. In questo settore, è il privilegio di questo, sì, uno dei privilegi di questo settore, sì. Su questo io ti ringrazio. A te. È stato bellissimo raccontare tutto, grazie tante Paola. Grazie.